Siamo qui con il professor Luigi Cenerelli, promotore di questa iniziativa. Ecco, ce la racconti. Va bene, buongiorno. Niente, questa è un'iniziativa che abbiamo adottato ormai da diversi anni qui come scuola e si tratta di sostenere l'attività di un'organizzazione non governativa di Livorno che si chiama Centro Mondialità Sviluppo Reciproco. Io qui la relazione che hanno fatto per l'ultimo anno 2017, in pratica loro cosa fanno? Raccolgono i tappi tramite anche le scuole o privati o le misericordie, chiunque insomma sostenga l'iniziativa, e poi questi tappi confluiscono in dei centri di raccolta che a loro volta vendono i tappi all'industria della plastica. L'industria della plastica poi dà dei soldi, quindi l'organizzazione non governativa con i soldi finanzia lo scavo, la realizzazione dei pozzi in Tanzania, in particolare nella regione di Dodoma. Quindi una doppia buona azione, perché si ricicla e si aiuta anche un paese in difficoltà. Sì, sicuramente ci si fa attenzione a differenziare bene i tappi. Perché proprio i tappi? Perché si tratta di un tipo di plastica pregiata che è polietilene ad alta densità e quindi è migliore come qualità rispetto a quello della bottiglia. Quindi separarlo fa bene anche alla raccolta differenziata. Ecco, spieghiamo un attimino che tipo di tappi possiamo portare. I tappi sono per esempio gli ovetti Kinder, mi viene in mente, poi i tappi delle penne, i tappi detersivi, dei pennarelli, i tappi del latte, del tetrapack, del vino, eccetera eccetera, tutto ciò che è tappo, quindi plastica ad alta densità, va bene per la raccolta. Ovviamente questa iniziativa non è limitata soltanto agli studenti e ai genitori del Giotto Livi, ma anche a tutti quelli che vorranno portarla. È aperta tutta la cittadinanza, infatti i cassonetti sono messi all'esterno della scuola, i contenitori, basta entrare qui fino alle 6 del pomeriggio, nei giorni lavorativi la scuola è aperta e quindi è possibile conferire. I tappi vanno dati in busta chiusa in modo tale che quando poi si movimentano non vanno sfusi da tutte le parti e si spostano bene, possibilmente trasparente. Adesso abbiamo la campanella sovrapposta e vi voglio dare un'idea del valore dei tappi. C'è anche l'applauso dopo. Allora, il valore dei tappi non è molto alto, perché con un chilo si fanno circa 16 centesimi di euro, quindi circa 20 centesimi di euro in tutto con un chilo, con un quintale 16-20 euro in tutto, è poco, però se in molti raccogliamo i tappi il finanziamento è notevole. L'anno scorso il Centro Mondialità Sviluppo Reciproco con questo sistema ha raccolto 194.000 chili di tappi, che corrispondono a oltre 31.000 euro di fondi, con cui hanno fatto 4 pozzi e un acquedotto sempre nella regione di Dodoma in Tanzania. Quindi quello che possiamo fare ora è invitare tutti a donare i tappini. Sicuramente sì, e poi insomma potete farlo con la massima libertà o direttamente nella scuola o qui fuori nei contenitori. I tappi devono essere lavati e messi in sacchi chiusi. Grazie mille. Prego, grazie a voi. Siamo qui con Andrea Casali, che è un genitore di un'ex alunna del Giotto Livi che si è preso l'impegno di portare i tappini da qui al deposito di Rifredi. Come mai ha continuato a sostenere questo progetto attivamente nonostante sua figlia non venga più qui, non frequenti più il liceo? È una cosa chiaramente molto bella, perché poi i tappini, parti nobili della plastica, hanno un certo valore, quindi portandolo alla misericordia di Rifredi, che si occupa poi di gestire lo smaltimento, vengono fatte opere di vario genere, di bene comunque su questo aspetto, quindi è un insegnamento per i ragazzi. Ne ho 3, ma poi qui ce ne sono tanti al Giotto Livi e quindi è bello poter aiutare e far vedere quello che si fa, insomma, perché è nato l'esempio, poi dopo viene il resto. Quindi è una cosa in cui credo, una cosa che sarebbe bene poter continuare, perché visto che i tappi aumentano sempre di più anche in più persone, e quindi invito, io ho un piccolo carrello con le quali le porto queste cose, inviterei anche gli altri genitori a unirsi, ci mettiamo insieme e facciamo meglio, di più braccia fanno più cose. Ecco, voi a casa fate la raccolta dei tappini? Di tutto, differenziata di tutto, compresi i tappini, io la faccio anche a lavorare, li metto in un sacchetto, via via che bevo acqua e li raccolgo e poi nulla, si destinano dove devono essere destinati, appunto. E sì, vi invito a continuare, perché anche voi, a dare spazio, perché è importante, e a continuare, i professori mi hanno fatto iniziando questa cosa molto bella, e noi a dargli aiuto se possibile.
i ragazzi compresi. Bene, grazie mille. Grazie a voi, ciao, grazie. Siamo con Matteo, che frequenta il primo anno del liceo linguistico e che ha dato una mano alla raccolta dei tappini. Conoscevi già questa iniziativa? Sì, conoscevo già l'iniziativa perché con la mia sorella, che fa la quarta linguistico, con la professoressa Carla, le aveva già accennato questo progetto, e quindi già da 4 anni in casa raccogliamo i tappi e ci fa molto piacere raccoglierli, perché sappiamo che andranno venduti per una giusta causa e per aiutare i più poveri. Quindi continuerai questo progetto e lo diffonderai? Sicuramente continueremo a farlo in casa, e anche se i miei parenti più piccoli non avranno la stessa professoressa, gli farò presente di questo progetto, che è utile, insomma. Grazie mille. Anche il Filo del Mugello partecipa alla raccolta dei tappini.